Quelle che vado a commentare qui sono le proposte di soluzione per i quesiti che vanno dal 6 al 10 della maturità liceo scientifico del 2017. Il quesito numero 6 proponeva un limite che era questo, per x che tende a 0 di seno di x meno x diviso x alla a, e chiedeva che questo limite fosse un numero reale non nullo, chiedeva di determinare se effettivamente poteva esistere un A tale per cui questo limite, come risultato, avesse avuto un numero reale non nullo. Se il numero A deve essere un numero reale, allora la base dell'esponenziale deve essere maggiore di 0 e quindi questo limite andava considerato come un limite per x che tende a 0 più. Se qui a denominatore ho 0, nel momento in cui sostituisco 0 al seno di x mi viene 0 meno 0, forma indeterminata. E 0 su 0 forma indeterminata, applico De L'Hopital, vado a fare la derivata del numeratore, il cui risultato è coseno di x meno 1, derivata del denominatore a per x alla a meno 1, e vado a svolgere questo limite attraverso qui, attraverso la moltiplicazione per coseno di x più 1 e coseno di x più 1 del numeratore e del denominatore. Andando a fare i conti e a svolgere questo limite mi viene una struttura di questo tipo: meno 1 su 2a, limite per x che tende a 0 di sen quadro diviso x alla a meno 1. Mi ricordo il limite notevole seno di x su x per x che tende a 0, che vale 1, e quindi in questo caso ho possibilità che questo limite mi dia un valore che non è 0, che è quello che avrebbe avuto nel caso in cui, no, che non è 0, che non ritorni ad essere una forma indeterminata del tipo 0 su 0, solamente se qui al denominatore l'esponente diventa un esponente che vale 2, e quindi sen quadro diviso x quadro è seno di x diviso x elevato al quadrato, e quindi il risultato è unitario, che è un limite finito. Quindi devo imporre che a meno 1 debba essere uguale a 2, e quindi che il mio A deve essere uguale a 3 come valore. Se il mio A vale 3 come valore, il risultato di questo limite è un risultato utilizzante il limite notevole seno di x su x e mi dà complessivamente 1, meno 1 su 2a è meno 1 su 2 per 3 e quindi meno un sesto. Quindi il valore di A esiste, in particolare A uguale a 3, il valore del limite reale, il valore del limite numero reale non nullo, è meno un sesto. Nel secondo quesito, nuovamente un quesito di geometria analitica nello spazio, e veniva richiesto di trovare i centri di sfere di raggio pari alla radice di 6, tangenti a questo piano π greco in un punto particolare del piano stesso. Quindi abbiamo un piano delle sfere che risultano essere tangenti in un punto del piano stesso e vado a ricercare i centri possibili di quelle sfere. Nel momento in cui c'è la tangenza, vuol dire che ho la perpendicolarità tra il piano e la retta che passa per il punto ed il centro, quindi comincio ad individuare una retta che è perpendicolare al piano e passante per il punto C. Considerando che la retta perpendicolare al piano ha un vettore parallelo ad essa che è ricavabile dai coefficienti del piano stesso, che sono coefficienti di un vettore perpendicolare al piano, io ho che qui ho un più t coefficiente unitario, 2t coefficiente pari a 2, meno t. Questa è la parte che riguarda il parametro, e poi c'è una parte che è l'obbligo di passaggio per questo punto P, e sono le coordinate del punto stesso da mettere qui. Quindi questa è una retta perpendicolare al piano che mi viene dato, in effetti il suo vettore è parallelo al vettore perpendicolare, e in particolare passante per il punto P. Un centro qualsiasi di quelli che sto cercando
è un centro che deve rispettare queste tre equazioni parametriche. Le tre equazioni parametriche le posso scrivere come 1 più t, riporto la variabile x, 2t, riporto la variabile y, e 2 meno t, la variabile z. Questo è un punto generico, in particolare il centro deve per forza passare su quella retta e quindi le sue coordinate devono per forza rispettare queste equazioni. Quando è che la sfera di cui parlo, e quindi avente questo centro, risulta essere tangente in quel punto e di raggio proprio pari a 6? Beh, quando la distanza tra il punto P ed il centro risulta essere proprio pari al raggio. Le coordinate del punto P le posseggo, le coordinate del centro sono parametriche in T. Se vado ad impostare questa equazione, mi viene un'equazione in cui l'unica incognita è il T parametro. Trovo un parametro T che vale più o meno 1 e da questo parametro T, sostituendo quindi le coordinate all'interno di questi parametri, vado a trovare i due punti che sono i due centri delle sfere che sto cercando. Il terzo quesito della maturità è un quesito di probabilità che va a portare in conto di un dado che anziché avere 6 facce ne ha 12, quindi è un dodecaedro. 12 facce solitamente sono facce durante che su un lancio sono facce di equi probabilità come uscita. Invece veniva dichiarata che la faccia avente il numero 3, la terza faccia, aveva una probabilità P di uscita che era esattamente il doppio della probabilità di uscita che avevano le altre facce. Veniva richiesto di trovare quanto valeva questa probabilità P. La richiesta è questa, quindi. Nel momento in cui io sommo tutte le probabilità di uscita di tutti i numeri che possono appunto uscire come facce del dodecaedro, ho P nel caso in cui l'uscita sia della terza faccia e ho le altre 11 facce che hanno una probabilità di uscita che è esattamente la metà di quella della faccia 3. Quindi la probabilità di uscita complessiva che deve ritornare ad essere unitaria è 11 per la probabilità di uscita di queste singole facce, che viene sommato a P che era la probabilità di uscita della faccia numero 3. Quindi una probabilità complessiva dà la risoluzione di questa equazione del 15,4%. L'ulteriore domanda che veniva fatta è: nel caso in cui si facessero 5 lanci, qual era la probabilità che il 3 uscisse almeno 2 volte? Quindi che uscisse 2 volte, 3 volte, 4 volte, 5 volte. Lo si trova con la probabilità dell'evento complementare, cioè la probabilità che il 3 esca 0 volte, la probabilità che il 3 esca una volta. Questa è la probabilità dell'evento complementare, per cui se io faccio la probabilità dell'evento certo meno la probabilità dell'evento complementare, trovo proprio questo. Per trovare la probabilità di uscita di 0 volte del 3, devo prendere la probabilità di uscita del numero 3 e moltiplicarla per la probabilità contraria, quindi che non esca il numero 3, elevata alla quinta e moltiplicata per il coefficiente binomiale 5 su 0. Nel caso in cui io valuti la probabilità che invece esca una volta sola, il numero 3, la probabilità di uscita del numero 3 la devo elevare alla prima e la probabilità di uscita contraria alla quarta. E questo tipo di calcolo mi dà un risultato che è 0,172, cioè il 17,2% è la probabilità che esca il 3 almeno 2 volte. E nono quesito, si forniva una funzione, arco tangente di x più x alla terza più e alla x, e veniva richiesto di dimostrare che la funzione da meno infinito a più infinito ammettesse una ed una sola soluzione reale. Si può cominciare a fare il limite per x che tende a meno infinito e il limite per x che tende a più infinito della funzione stessa, due risultati che poi saranno di ausilio nella dimostrazione. Il limite per x che tende a meno infinito dell'arco tangente di x è meno infinito,
x alla terza meno infinito, e alla x va a 0, quindi questo limite è un valore negativo, in particolare pari a meno infinito. Nel caso in cui la x vada a più infinito, l'arco tangente va a più infinito, x alla terza a più infinito, e anche la funzione e alla x risulta andare a più infinito. Quindi ho, se rappresento l'asse delle x, un valore di funzione negativo per x che va a meno infinito, un valore di funzione positivo per x che va a più infinito. Come faccio a stabilire che effettivamente io non abbia diversi attraversamenti pur rispettando questi due limiti? Beh, se derivando questa funzione la derivata mi desse un segno sempre positivo, significherebbe che la funzione è sempre crescente. Vado a fare la derivata della funzione originaria, 1 diviso 1 più x al quadrato, la derivata di arco tangente di x, più 3 per x al quadrato, più e alla x, la derivata degli altri termini. Il primo termine risulta essere sempre positivo, anche il secondo, anche il terzo sempre positivo, la derivata prima sempre positivo mi rende certo che la funzione sia sempre crescente. Se la funzione è sempre crescente, avrà l'obbligo di un unico punto di attraversamento, perché se ne avesse due contraddirebbe la condizione di crescenza per ogni valore di x. L'ultimo quesito è un quesito che riguarda il teorema di Rolle. Da una funzione che è f di x, che è modulo di x quadro meno 4, definita da meno 3 a 3. Per andare a graficare questa funzione si grafica prima l'argomento della funzione stessa, che è x quadro meno 4, che è una parabola con vertice sull'asse delle y, in particolare per x uguale a 0 è meno 4, e ho per x uguale a 3, che sono i due estremi di definizione, 3 al quadrato che è 9 meno 4, 5, e la stessa cosa meno 3 al quadrato. Quindi l'argomento ha un grafico di questo tipo. Il grafico del modulo di questa funzione si ottiene prendendo il grafico nel momento in cui i valori di y sono positivi e rimane lo stesso. Quando i valori di y sono negativi si opera una simmetria rispetto all'asse delle x, simmetria che mi dà un grafico di funzione che è questo. Quindi in rosso il grafico della funzione modulo. Da questo grafico della funzione modulo si evince che in questi punti, meno 2 e più 2, effettivamente la tangente provenendo da sinistra è di questo tipo, provenendo da destra è di questo tipo, e così via anche per questo punto. Cioè ho due valori di coefficienti angolari della tangente diversi tra loro provenendo da sinistra e da destra. Quindi la funzione all'interno di questo intervallo non risulta essere derivabile. Se non risulta essere derivabile, non sono soddisfatte le condizioni per le quali appunto si può dire che vale il teorema di Rolle, e quindi io non posso affermare in partenza che esiste effettivamente un punto interno a derivata prima uguale a 0. Non lo posso affermare in partenza, ma è evidente qui dal fatto che in questo punto io ho una tangente di tipo orizzontale, che f' in 0 è effettivamente 0. Questo non contraddice il teorema di Rolle, che mi dà delle condizioni sufficienti affinché esista quel punto, ma non sono condizioni necessarie. Se quindi il teorema non viene rispettato, c'è comunque la possibilità di trovare quel punto, e perché le condizioni del teorema di Rolle sono condizioni per le quali condizioni sufficienti ma non necessarie. E con questo ho completato, insieme all'altro gruppo di quesiti da 1 a 5, la descrizione di tutte le proposte di risoluzione per i quesiti della maturità del 2017.